Mister, da poco terminata la prima uscita stagionale, una buona sgambata per vedere all'opera i tuoi ragazzi. Sì, in questi giorni abbiamo lavorato molto e caricato particolarmente, chiaramente c'erano delle tabelle da rispettare, a noi interessava oggi comunque già una prima impressione, quindi una prima mentalità che da squadra. E questo l'ho visto alcuni movimenti già attuati anche molto bene, poi il tempo, la velocità, la lettura chiaramente non possono esserci in questo momento. Per quelli che sono in ritiro stiamo secondo me operando bene. È chiaro che dobbiamo assolutamente accogliere altri giocatori perché nel secondo tempo abbiamo, a parte due o tre giocatori dei nostri, era una formazione un po' sperimentale con molti giovani e qualche giocatore in prova. Sappiamo che non ami parlare dei singoli, però la stagione si è chiusa con Nalini, si è aperta con Nalini, l'abbiamo visto anche in grande spolvero, ma come lui tanti altri giocatori della vecchia stagione. Questa è una nuova stagione, le tue impressioni su questi giocatori? Io quelli che ho allenato li conosco perfettamente, so quello che possono dare. Indubbiamente, come dicevo prima, qui c'è proprio da valutare il fatto che oggi, ad esempio, Kragel che sta completando il recupero fisico, non è stato possibile impiegarlo, credo che ne avrà ancora per un po'. Invece Cabrera si vede che ha delle potenzialità e bisogna lavorare, integrarlo perché arriva da una cultura diversa e quindi gli altri erano i nostri. Ripeto, in questo momento abbiamo bisogno di continuare a lavorare, anche se come ho detto prima, alcuni movimenti, soprattutto da Budimir che non era con noi l'anno scorso, li sto già vedendo e sono appesantiti. Il test era quello che era perché non era particolarmente impegnativo, ma noi serviva soprattutto per vedere alcune cose. E credo che dalla prossima partita in poi alzeremo il minutaggio perché, ripeto, numericamente non ci siamo per poter essere competitivi in un certo modo. Quindi continueremo a lavorare così aspettando chi deve arrivare. Per chiudere, domani mezza giornata di riposo ai ragazzi. Sì, stasera c'è l'uscita gruppo, serve per fortificare, insomma, integrare i nuovi. E domani invece c'è la prima mezza giornata di riposo che poi si riproporrà ogni partita, ogni amichevole che faremo come sempre abbiamo fatto, perché c'è da rispettare il discorso proprio della metodologia di allenamento tra carico e riposo. Grazie. Grazie a voi.